Buona la prima per il Pescara che nel test amichevole di Palena ha superato per 2-1 i turchi del Demirspor di Lescano e Cuppone i gol degli abruzzesi. 4-3-1-2 il sistema di gioco scelto dal tecnico Colombo, Sommariva tra i pali, in difesa sugli esterni Cancellotti e Milani, in grosso e Veroli centrali. Emergenza numerica in mediana, Jabouat è infortunato, tocca a Lombardi fare il vertice del centrocampo a tre, completato dal giovane Germinario, lo scorso anno era in eccellenza al Chisole, dall'esperto Luca Mora. Davanti Marco Delle Monache gioca a supporto del tandem Cuppone-Lescano. Montella non ha a disposizione Balotelli e Bjarnason, l'ex attaccante di Inter, Milan e Manchester ha svolto lavoro differenziato prima del match, mentre Bjarnason è stato costretto ad alzare bandiera bianca per un problema di natura fisica. Pronti via e il Demirspor passa in vantaggio, giocata di qualità all'interno dell'area di rigore bianca-azzurra, a somma lunga tutto solo, firma l'1-0. Marco Delle Monache ha la palla buona per pareggiare, ma il talento classe 2005 con il lob sfiora il palo. Qualche minuto più tardi arriva il pareggio, calcio di punizione battuto con il sinistro da Lombardi e un assist perfetto per Lescano che di testa firma l'1-1. Partita tutt'altro che facile per l'arbitro Pezzopane, costretto anche ad usare il cartellino giallo. Nella ripresa il definitivo 2-1. Cuppone va in ripartenza e si procura il calcio di rigore, dal dischetto è freddo e firma il vantaggio biancazzurro. Nella seconda parte della ripresa il tecnico Colombo ha dato spazio a tanti giovani che non hanno affatto demeritato. Bene anche il neoacquisto Pellacani all'esordio. Al triplice fischio applausi per tutti e nel dopopartita le parole del tecnico del Demirspor Montella e del presidente del Pescara Daniele Sebastiani. No, io sono contento ovviamente non del risultato, abbiamo fatto un buon test, il primo tempo è stato ovviamente più intenso, a questo punto talvolta è meglio perdere che vincere, però sono contento di aver fatto una partita del genere, faccio un grosso in bocca al lupo Pescara per il campionato. Piccolo flash di Montella sul Pescara. Mi è piaciuta l'organizzazione difensiva, ovviamente ero molto agevolato dal campo che è molto più stretto di quello regolamentare, quindi la fase difensiva è molto più facile, però si vede che hanno idee di gioco e quindi stanno lavorando su questo percorso. Presidente, insomma, se il buongiorno si vede dal mattino, un bel Pescara per tante cose. Ma sicuramente, oggi avevamo gli stimoli giusti per giocare una partita importante, ragazzi, era la prima partita che facevano, però ci hanno messo il cuore, questo è quello che vogliamo vedere noi. Hanno segnato i due attaccanti fortemente voluti in questa sessione di mercato, Lescano nel primo tempo, Cuppone che si è procurato il calcio di rigore nel secondo tempo. Sì, hanno fatto benissimo, Cuppone credo che abbia una gamba fuori portata per questa categoria.